Ci sono gusti, pareri e opinioni che hanno più peso di altri. Ci sono cineasti la cui visione delle cose ha un valore particolare, perché il loro modo di concepire il cinema incuriosisce e appassiona. Succede questo quando a parlare è Quentin Tarantino, che non è solo uno dei registi più geniali e amati di sempre, ma anche un cinefilo vero. Un uomo che ha divorato ogni tipo di film sin da quando lavorava in videoteca. Senza mai focalizzarsi su un certo tipo di cinema, Tarantino nella sua collezione vanta ben 40.000 DVD, catalogati dalla A alla Z e suddivisi per generi, come spaghetti western, polizieschi, blaxploitation, film epici e cinema orientale. Qualche giorno fa il regista di Knoxville ha rivelato qual è stato, secondo lui, il miglior film dello scorso decennio. Tarantino ha ammesso che durante gli anni 10 non c'è stata opera più bella di The Social Network, il cinico film di David Fincher, uscito nel 2010. Premiato anche con 3 premi Oscar, alla miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio e miglior colonna sonora. La ricostruzione della nascita di Facebook e della personalità controversa di Mark Zuckerberg, secondo Tarantino è il numero uno del decennio. Perché è il migliore, tutto qui, batte tutta la concorrenza. Una scelta che non ci sorprende, considerando il ritmo e l'accuratezza degli splendidi dialoghi firmati Aaron Sorkin. Un tratto distintivo molto vicino al cinema di Tarantino, sempre così pieno di battute ricercate e frasi memorabili. Al secondo posto della sua personale classifica c'è Dunkirk di Christopher Nolan. Ho avuto un'esperienza interessante con Dunkirk le prime 2 volte. La prima volta non so a cosa stessi pensando, ho semplicemente affrontato lo spettacolo del progetto. Non riuscivo a vedere altro oltre a quello. Ho apprezzato il film, ma lo spettacolo ha quasi annebbiato l'esperienza. Non penso di aver provato emozioni. Ero in ammirazione, ma non sapevo per cosa. Il regista ha quindi proseguito sottolineando: solo alla terza volta sono andato oltre e mi sono immerso nelle persone di cui parlava. Finalmente ho potuto vedere attraverso ciò che ostacolava la mia esperienza. Tarantino ha quindi proseguito: alle volte vedi un film in cui lo stile infonde adrenalina al progetto. Lo stile è un'esperienza immersiva, ma alla terza o quarta visione si va oltre lo stile e ti rendi conto dei trucchi dell'illusionista. Nel caso di Dunkirk, vedere di più premia gli sforzi di Nolan. C'è un punto, circa a metà film, in cui non può sbagliare ed è una sinfonia. Niente non funziona. Quentin ha inoltre apprezzato la colonna sonora di Hans Zimmer, che potrebbe definire un decennio. Il podio sui film del decennio rimane senza terzo posto. Ma qualche mese fa Tarantino celebrò anche la grandezza di Mad Max Fury Road, definito senza dubbio il miglior film del 2015. Ma la carrellata sui gusti cinematografici di Tarantino non finisce qui, perché qualche mese fa è diventato virale un bigliettino scritto a mano dal regista, in cui ha svelato i suoi 10 film preferiti in assoluto. Sulla vetta spicca il nostro Sergio Leone, con il suo capolavoro Il buono, il brutto e il cattivo, sul quale Tarantino ha detto: quando pensiamo ai registi degli anni 60 che hanno segnato i filmmaker degli anni 90 e 2000, io credo che Leone sia quello che ha iniziato a indicare la via verso il cinema moderno. Non superi Leone, tu parti da Leone. E dirò di più, Leone è la miglior combinazione tra stile, cioè il riuscire a creare il proprio modo di rappresentare il mondo, e narrazione. Queste due cose non vanno quasi mai di pari passo. È difficile essere uno stilista come lui e creare un mondo tutto suo, e farlo dentro un genere pieno di regole che riesce a distruggere. Al secondo posto troviamo il mitico western Rio Bravo, con John Wayne, cult assoluto del cinema anni 50, mentre al terzo posto c'è il bellissimo thriller Blowout, diretto da Brian De Palma. Al quarto, l'iconico Taxi Driver di Martin Scorsese e al quinto, La signora del venerdì, grande classico del 1940 con Cary Grant. Tarantino ha ammesso di essere spesso indeciso sulle posizioni della sua classifica, visto che cambia idea continuamente. In mezzo a tanti classici, il buon Quentin si è anche espresso sul suo film preferito del Marvel Cinematic Universe, dando il suo premio a un cinecomic molto controverso, che ha spaccato in due critica e pubblico. Il suo scettro va nelle mani di Thor Ragnarok, che Tarantino ha letteralmente amato. Sicuramente colpito dal coraggio anarchico di Taika Waititi, che ha rivoluzionato la figura di Thor, grazie a un tono dissacrante e a una comicità decisamente disinibita. E voi? Che ne pensate di queste preferenze di Quentin Tarantino? E quali sono stati, secondo voi, i film che hanno segnato lo scorso decennio? Fateci sapere la vostra nei commenti!